YouTube, io sono Mustang Interista. Dove sono i veneziani? A casa, veneziani, a casa, a casa. Vi abbiamo messo in apnea tutta la partita. Siete stati là a difesa, a boccheggiare, là sempre a difendere con quel cazzo di pullman. Vi abbiamo fatto 23 tiri e alla fine ve l'abbiamo messa. Abbiamo segnato, abbiamo strameritato. Pareggiare sarebbe stato vergognoso, secondo me, come anche perdere, vabbè, ma chiaramente, ma non solo perché noi abbiamo sbagliato un sacco di gol, ma anche perché, che cazzo, quelli sono messi, hanno fatto il gol all'inizio, tutta difesa, tutta difesa, tutta difesa. Io voi lo sapete che le squadre col pullman non le sopporto. Ho fatto anche un video con l'Udinese tempo fa che vi ho detto. Questa volta, ragazzi, anche questa volta abbiamo segnato. Ha segnato Dzeko, che ha sbagliato l'impossibile anche in sta partita. Perché Dzeko è in calo, stava sbagliando. Non so quante partite era che non segnava più. E quante partite sbagliava gol. Oggi segna. Grazie, Dzeko, di aver fatto gol. Grazie, ci hai salvato. Grande cross di Dumfries, tra l'altro, che è entrato molto bene. E non solo per quell'azione là, ha fatto anche delle azioni sul secondo palo, dei cross magari dalla sinistra di Perisic o di Marco. E detto questo, ragazzi, a Venezia hanno i problemi con l'acqua alta, ma noi l'abbiamo proprio messi sott'acqua, cioè tutta la partita, come vi avevo detto. Ed è giusto così, cazzo. E comunque, partita appunto che inizia con Enrique che rompe i coglioni, che prende tutte le palle, prende anche la palla là in mezzo, gol, un po' distratta la nostra difesa. E il tiro è centrale, Handanovic lo tocca, non riesce a dargli abbastanza forza per buttarla in alto sopra la traversa. E da lì, dopo, l'Inter un po' scoraggiata magari da quel gol, però piano piano ha giocato con pazienza anche. Ma è giusto così, avevi 11 uomini davanti alla porta. L'Inter tutta nella metà campo del Venezia, a parte Handanovic, tutti nella metà campo del Venezia a giocare bene, perché abbiamo giocato bene. Vedi perché l'Inter sta diventando una buona squadra quest'anno. L'anno scorso era una squadra troppo forte perché in Italia aveva i giocatori, ma non aveva gioco. Quest'anno è una squadra che ha gioco e sta acquisendo la mentalità da big, perché non è facile giocare con queste squadre qua, che si chiudono tutte. Tu hai fatto il possesso palla, hai giocato, hai fatto un gioco bello lo stesso, non è facile, come ho detto, e poi piano piano sei arrivato a segnare. E niente, quindi ragazzi, dai. Poi abbiamo pareggiato a fine primo tempo, molto bene. E poi, ragazzi, secondo tempo è iniziato meglio il Venezia, devo essere sincero, nel secondo tempo. Noi, o forse diciamo noi siamo entrati che volevamo ricominciare con la solita partita, però loro hanno detto: cerchiamo di usare le energie riottenute dalla pausa per segnare, magari, sai, per provare l'azione a sorpresa, magari arrivato in vantaggio come nel primo tempo. Loro hanno provato questo. Ah, comunque volevo dire una cosa. Anche Barella mi è piaciuto molto in questa partita. Mi sono dimenticato, tra l'altro, il primo gol è suo. Ma mi è piaciuto, a parte condurre bene palla, ha messo anche dei bei palloni dentro. Mi è piaciuto. Anche gli scarichi li ha fatti quasi spesso bene. Quindi sono contento. Gol a parte, ha fatto una bella partita. E poi, vabbè, come ho detto prima, Dzeko, devo dargli 6 e mezzo. Gli avrei dato un voto di merda prima, ve lo dico, però devo dargli 6 e mezzo. Poi, secondo tempo, come ho detto, di Venezia, quell'occasione là con Okereke. Poi, ragazzi, cioè, basta. Venezia non è più esistito, ha giocato solo l'Inter. Entra Di Marco per Bastoni, prendiamo Inzaghi. Grande Inzaghi, questa vittoria anche è tua, perché il cambio di Marco Bastoni per me ha cambiato la partita. Di Marco è entrato, ha fatto un partitone. In fase difensiva, beh, qualche volta è andato in difficoltà, ma lui è bravo a spingere, ha spinto bene, con quel sinistro ha messo dei palloni bellissimi. Era dappertutto, in tutte le zone del campo. Bastoni è più difensivo, lo sappiamo, però il cambio di Di Marco ha cambiato la partita. Il cambio di Sanchez, forse un po' troppo tardi, però anche quello, su quello hai avuto ragione. Il leone Sanchez, che comunque ha fatto bene. Anche Vidal, non mi è dispiaciuto. Vecino, lasciamo stare. E Dumfries, anche quel cambio ha fatto la differenza. Darmian non mi è dispiaciuto, eh. Io comunque gli do un bel 6 più, ha fatto una buona partita, è anche cresciuto nel corso della gara. Però dopo Dumfries, ragazzi, in questo momento dimostra di avere qualcosa in più, sia fisicamente che tecnicamente, ecco. Quindi Dumfries è entrato alla grande. Guardate, come uomo partita non saprei neanche bene
chi premiare. Però guarda, premio Dumfries oggi, perché secondo me è proprio il cambio che ha fatto più la differenza, forse ancora più di Di Marco. Dumfries 7, Di Marco gli do un bel 6,5 invece. E il Nino Sanchez 6,5 per quel poco che ha giocato, è sempre stato pericoloso. La seconda punta, ripeto, la seconda punta più forte della Serie A è lui, è Alexis Sanchez, e anche oggi ha dimostrato di essere tecnicamente fortissimo. Ha messo dei palloni a Vidal che poi dopo ha cestinato tutto perché è una pippa, fantastici. E poi ragazzi, poi quando è finita la partita ho esultato, giusto così. E adesso ci mettiamo qua sul divano, sul letto, dovunque, guardate la partita, al bar, e ci vediamo, Milan-Juventus. Io non tifo per nessuna delle due, tifo per un bel pareggio. Se proprio, proprio deve vincere qualcuno, speriamo vincano i gobbi, però io non tifo per nessuna delle due, parliamoci chiaro, eh. E quindi, beh, vada come vada. E niente, poi vediamo anche un po' Lazio-Atalanta, il Napoli anche, che secondo me è ancora da tenere d'occhio. E niente ragazzi, io ho detto tutto, godo Simone Inzaghi, vabbè no, non ho detto tutto, il voto di Simone Inzaghi, il voto. Dammi un bel voto, Mastan, ti prego, ho fatto i cambi giusti, formazione giusta. Hai detto tutto tu, sì, formazione giusta, cambi giusti, voto 7. Perché la partita si era messa male, si è vista la mano dell'allenatore non solo nel gioco ma anche nei cambi, che hai azzeccato, a parte Vecino che non ho proprio capito. Voto 7 Simone Inzaghi, bravo, continua così. Iscrivetevi al mio canale YouTube se volete, mettete mi piace, seguitemi su Instagram, sempre Forza Inter! Ciao!